E puntuali come una cartella di Equitalia, bentornati, buon pomeriggio, ben ritrovati. Questa è Una vita da lontano, live ed in podcast. Come ogni settimana, un ospite nuovo, una nuova storia da raccontare sui nostri expat, chi sono, dove vengono e che cosa fanno. Vi ricordo, come sempre, iscrivetevi a tutti i nostri canali YouTube, Facebook, Instagram e soprattutto scaricate i nostri podcast su Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono Alfredo Abrozzi e con me Mario e Beppe direttamente dalle loro postazioni parlamentari. Buonasera. Piero, che vuoi fare? Vuoi fare Mario o vuoi fare Beppe? Mettiamoci d'accordo subito che non mi spiace Beppe, causa commentatori sportivi italiani non lo posso fare a priori. Per cui al massimo posso fare Mario, però non ho fatto crescere i baffi per l'occasione, prometto per la prossima che sarò, Io e baffi, con cappellino e baffi. Io e baffi ce li ho, però secondo me facciamo tutti e due Mario, perché come ricordiamo c'è sempre un pochino di Mario in ognuno di noi. In ognuno degli italiani, certo. Esatto, vale per tutti. Comunque, benvenuti, ciao a tutti. Il mio socio che vedete inquadrato nell'altro angolo, non lo so, comunque è Piero Carlucci, benvenuto con la sua amica colonna portante di casa, benvenuti. E io sono Emiliano Pilotti, vi diamo il benvenuto alla 38esima puntata complessiva di Una vita da lontano, la sesta della seconda stagione, perché Raffaele ha deciso che anche lui c'ha l'invidia delle serie televisive e quindi vuole le stagioni. Ma abbiamo con noi invece un ospite che finora non è scappato dopo tutto questo sproloquio iniziale, quindi depone a suo favore, perché pensa che dopo sarà meglio, ma non lo possiamo assicurare. Benvenuto a Daniele Bazzarotti, da quel del Sarre, e abbiamo ironizzato tanto nel promo sul Sarray, comunque Regno Unito, quindi per farvi capire la geografia, insomma, siamo tornati in Regno Unito, ma nel Sarray non c'eravamo stati, io non ci sono mai stato nemmeno fisicamente, da tante volte che sono stato in Inghilterra. Benvenuto Daniele. Grazie, grazie per l'invito. Oh, allora Daniele, tu sei come figura, e Raffaele ti ha venduto in questo modo sui nostri social, cioè sei un founder e MD di un'azienda che si chiama Saturnalis, che è un nome bellissimo, devo dire, ma io non ho founder, si traduce sei fondatore. MD mi chiedevo che cosa fosse di preciso. Managing Director, quindi la persona principale che gestisce, insomma, l'azienda. General Manager, Managing Director, Founder, perché il nome Saturnalis proprio l'ho ideato io nel 2014, quindi porto questi due titoli in concomitanza, insomma, in parallelo. Oh, quindi sei imprenditore di te stesso in un'azienda che diciamo hai ideato e continui a gestire. Perché ho aggredito subito la parte finale della storia, cioè quello che fai adesso e chi sei adesso, perché nella mia testa c'è stato un cortocircuito. Io non ti conoscevo. Quello non è la prima volta, mi capita spesso, perché ogni tanto io non so assolutamente nulla dei nostri ospiti, non studio i link che mi manda Raffaele, per cui rimango sempre un po' sconvolto. Ho visto le foto di Instagram di Saturnalis e c'è stato, diciamo così, uno stacco super notevole tra l'immagine che avevamo di videoconferenza, diciamo così, e invece quella che è l'azienda, che è super figa, un'immagine molto molto bella. Se non ho capito male, quindi si occupa di turismo in un senso abbastanza ampio, no? La tua attività è questa? Sì, diciamo che è una nuova frontiera del turismo, ovviamente un turismo che fa una fusione tra quello che è il classico concierge, quindi capire le esigenze dei nostri ospiti, di un eventuale ospite, quelli che possono essere i tour privati, quindi il tour operator privato, e che tende a dare proprio delle vere e proprie esperienze. Quindi si parla molto di
experience, si parla molto di apprendere cose nuove, poi solitamente convogliarle tutte insieme non è sempre, ecco, così facile. Ovviamente nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, quindi ci sono delle nuove applicazioni che vengono appunto fatte nel settore del turismo, del travel, quindi del viaggiare, e tendiamo nei nostri ospiti, oltre a capire quali sono i loro desideri, cercare di fargli apprendere qualcosa, quindi un percorso di apprendimento, anche poi facendo delle vere e proprie attività, delle vere e proprie, chiamiamoli, esercizi sulla base di quello che loro vogliono, sentono di fare. Quindi sostanzialmente la frontiera attuale del turismo, ovvero la qualità prima di tutto, ma tagliata intorno alle esigenze di ogni singolo, che è sostanzialmente quello che ci sta capitando rispetto a tantissimi ambiti oggigiorno, soprattutto dal momento in cui siamo rimasti chiusi nelle case per la pandemia, in cui ognuno ha avuto la possibilità di scoprire nuovi servizi e nuove attività tagliate proprio su se stesso, invece di andare lì e pescare nella massa, doverci andare apposta. Fatto questo, diciamo così, questo finale, cioè il punto di arrivo, tu prima di diventare imprenditore all'estero, a un certo punto avrai maturato la decisione di partire e di lasciare l'Italia. Come è avvenuto questo tipo di percorso? Come lo hai maturato? Hai fatto delle scuole, che ne so, da interpreti, come tanti ospiti che abbiamo avuto, e quindi a un certo punto hai detto vabbè, andiamo a vedere com'è? Oppure hai deciso proprio di puntare all'estero per lavorare, per aprire un'attività, oppure comunque per metterti alla prova? Com'è stato il tuo percorso? Io lo giudico un percorso abbastanza peculiare e unico. Perché, ecco, come hai appena detto, spesso anche nelle mie prime esperienze all'estero ho incontrato molti connazionali che hanno fatto degli studi che erano prettamente attinenti appunto all'estero, alle lingue, al viaggiare, o comunque che avrebbero appunto dovuto avere un percorso formativo, ecco, fuori dall'Italia. Mi è venuto molto quasi un po' per caso, nel senso, essendo di Roma, a Roma con conosciuto delle persone, ecco, amici al tempo, che erano di altre nazionalità, e ci incontravamo soprattutto nei fine settimana, quindi conoscendo queste persone di nazionalità, di altre lingue, soprattutto, ecco, di lingua anglosassone, la mia curiosità è accresciuta e maturata sempre di più, quindi ho cominciato a praticare un po' l'inglese, che l'avevo studiato sin dalle elementari, però ovviamente era sempre un inglese comunque scolastico, e è cresciuta la simpatia per queste persone, per questi amici, e poi di conseguenza è venuto proprio il desiderio di dire perché non provare, poi in età più giovane, fare un certo tipo di esperienza, e adesso che posso farlo, che ancora comunque ci sono anni di vita, insomma, davanti a me, sia professionali che normali di vita, e sono stato molto facilitato appunto poi da incontri che ho avuto con questi amici, cioè c'è stato molto un aiuto da parte loro, soprattutto, ecco, con amici di nazionalità irlandese, quindi è stato molto facilitato il mio spostamento nel giro di un mese, decisione da Roma a Dublino, e poi il resto è venuto in maniera abbastanza rapida, perché era comunque un momento, il 2004, in cui, diciamo, l'Irlanda era ancora nel pieno della fase cosiddetta Celtic Tiger o tigre celtica, riferito all'economia, di molti centri di operazioni europei, di multinazionali di tutto il mondo, che in maniera più massiccia, quelle statunitensi, avevano appoggiato da tempo questi grandi uffici e avevano bisogno di persone di tutte le lingue, soprattutto maggiormente europee, perché è uno dei centri appunto EMEA, Europa, Middle East e Africa, quindi principalmente si riferivano o comunque gestivano operazioni dai maggiori paesi europei. E successivamente poi, ecco,
il periodo viene un po' spontaneo, poi quando si fa il primo passo si diventa sempre più curiosi e si diventa sempre più esigenti e si continua un po' su quella strada. Oh, ma rispetto alle tante storie che abbiamo ascoltato, in cui il, diciamo così, il trasferimento magari è stato fatto al buio, poi ci si è costruiti, diciamo così, una rete di relazioni in loco per così scoprire cose, per essere aiutati nel passaggio e nel nuovo paese. Tu te la sei costruita proprio da casa, quindi devo dire un percorso intelligente e anche molto efficiente, cioè ci sei partito da Roma con una rete di smart migrating di relazioni. E com'è stato il tuo primo contatto con la vita vissuta in un altro paese di cui abbiamo parlato tantissimo, che è l'Irlanda, dove uno dei miei due soci in questo momento vive, quello lì, quello con la cuffia. E com'è stato il primo impatto? Perché ognuno di noi, appunto, la tua esperienza è personale, perché tutte le esperienze sono singole, non sono ripetibili, dipendono dalle persone, dai momenti, dalle situazioni, da come si è fatti, eccetera, eccetera. Il primo impatto che impressioni ti ha lasciato? Ma è sicuramente positivo, non ho ricordi difficili o negativi, soprattutto dell'anno appunto dal 2004 al 2006, che è stato un po' i primi due anni appunto in Irlanda. È un paese che in quel tempo comunque è in evoluzione, un paese ovviamente da una cultura diversa, molto più semplice, molto più lineare, nell'approccio con le persone buono, cioè questo apre una parentesi, mi ricorderò sempre che in un network che forse non esiste più, di cui non cito il nome perché ecco appunto non c'è più, ci fu una prima statistica proprio anni addietro, forse più di 10 anni fa, in cui chiedevano a vari espat qual è stato insomma l'approccio con le persone all'estero quando ti sei appena spostato, cosa pensavano di te, come vedevano il fatto di tu essere italiano, e molti rispondevano che sono stati accettati bene con un sorriso sulle labbra non appena alla domanda da dove vieni veniva risposto da loro, insomma, che erano italiani. Per me la stessa cosa, quindi io ero un po' più titubante perché non sapevo la prima volta chissà come avrebbero potuto reagire, invece è sempre stata una reazione positiva e forse poi in quel momento ancora di più l'Irlanda accettava ancora di più persone di altre nazionalità perché ne aveva bisogno e perché non ne erano abituati. Essendo anche un popolo molto migratorio, quello degli irlandesi, cioè popoli migranti, nella storia sappiamo tutti che in America tra irlandesi o comunità italiana nei primi del Novecento e scozzese erano quelle le comunità più corpose insieme alle altre, quindi la loro anima rimane ancora nell'accoglienza ecco, delle persone, almeno in quel tempo. Poi ovviamente più persone di altri paesi arrivano e tutto cambia, la società cambia come adesso, però positivo. Ecco, tra l'altro, parlando di immigrazione, di muoversi, eccetera, eccetera, apparentemente non c'entra niente, ma ieri sera ho guardato la prima puntata di una serie televisiva che si chiama Devils, o Diavoli in italiano, che è prodotta da Sky, e qui è uscita su Sky UK con Alessandro Borghi, che fa la parte di un banchiere italiano che si trasferisce nella City di Londra. E una delle cose che viene sottolineata praticamente per quasi tutta la prima puntata è il fatto che lui è italiano e quindi non ha, diciamo, lo stile e le origini per poter fare il banchiere, no? Nella City di Londra. E questo fa il giro col fatto che gli italiani a un certo punto erano considerati come gli irlandesi non graditi in alcuni posti quando emigravano, e questa è una storia di contemporanea. È interessante capire come ci sia ancora in un certo ambiente una certa repulsione per chi viene da un background, insomma. Grazie Raffaele per aver fatto il lavoro sporco al nostro posto, per aver visto questa serie. Qualcosa di interessante c'era, in effetti. Sì. Vai, Piero. Spero che, essendo un banchiere italiano a Londra, abbia evitato il passaggio sul ponte dei Frati Neri, così. Ecco, ricordando il Black Friars, come dire, appunto, ricordando banchieri non italiani. Porta fortuna ai banchieri italiani a Londra.
Oh, io volevo anche diciamo, concludere diciamo, la parte del periodo irlandese del Celtic Tiger dicendo anche che gli irlandesi, cioè una generazione intera di irlandesi è stata la prima a restare in Irlanda quasi completamente grazie al boom economico e quindi la società irlandese da lì in poi è anche un pochino cambiata per questo motivo, oltre al fatto che sono arrivate centinaia di migliaia di stranieri a fare lavori, tra cui tantissimi italiani, tantissimi polacchi, e i polacchi poi se ne sono tornati in Polonia per motivi vari. Sì, la famosa Irish diaspora di cui si parla sempre, che è una cosa Al contrario. che secondo me noi italiani dovremmo avere un po' di più, ecco, visto che il nostro podcast parla di espatriati e di immigrazione, dovremmo essere un pochino più diciamo collegati con gli italiani che sono andati via per diverse ragioni, un po' insomma ricordando l'emigrazione un pochino di più rispetto a quella che invece gli irlandesi fanno proprio ricordando. Una cosa è la chiamano Irish diaspora, che sembra un po' forte come termine per noi che pensiamo alla diaspora come un'altra roba legata a un altro popolo, però effettivamente insomma rende bene l'idea e quindi noi italiani forse dovremmo essere un pochino più attenti a prendere questo termine anche per gli immigrati italiani che negli ultimi 200 anni, mettiamola così, si sono sparsi per Iniziassero con i servizi delle ambasciate a renderle ancora Ecco maggiore qui la attenzione. polemica, attenzione sul lato sinistro, destro al centro, passa la polemica. Allora, Daniele, adesso sei in UK, sei in Regno Unito, quindi il tuo primo passaggio estero, il primo espatrio è stato in Irlanda, come tantissimi, come anche Piero, Raffaele poi è andato e ci è tornato pure. No, Piero, Sbagli. Io ho diciamo, iniziato a Manchester. ha È iniziato, vero. ma non era una cosa seria perché la compagnia lì non era una Non cosa era una cosa seria. seria perché io non sono una persona seria, quella è un'altra Scusa, questione. Ecco. scusa l'imprecisione, me la potevi far passare per No, no. completezza, per bellezza. Quella città c'è così brutta che ce l'ho nel cuore. Oh, no, invece volevo chiedere a Daniele co che cosa lo ha portato a lasciare l'Irlanda, se l'Irlanda stessa, oppure semplicemente una curiosità, o le cose della vita che ti portano via a fare, nuove scelte, a affrontare nuove sfide. E anche lì, diciamo, è stato un po' un caso, una delle tante, diciamo, storie interessanti che posso raccontare, non per vantarmi, perché non sono storie incredibili, ma diciamo che è stata a un certo punto una scelta obbligata, perché dopo il secondo periodo, appunto, in cui dal 2004 al 2006 ho vissuto a Dublino, sono tornato poi in Italia, nell'estate del 2006 in cui c'erano i mondiali, per poi tornare di nuovo in Irlanda nel marzo 2008. Quindi c'è stato questo periodo in cui ho ritrovato l'Italia dopo 2 anni, ho lavorato di nuovo lì, ho rifatto insomma un network di amicizie, soprattutto legate al lavoro, eccetera. E poi mi fu offerto insomma la possibilità di tornare in Irlanda per motivi di lavoro, con qualcosa che mi interessava, un progetto che mi interessava, e da lì dal 2008 al 2010 sono tornato però a Cork, quindi al sud dell'Irlanda, e lì con Raffaele, ho incontrato Raffaele appunto in Apple, ci siamo conosciuti lì, è stato un bel periodo fino diciamo al finire intorno alla seconda estate 2010, quando poi per vari motivi ho dovuto lasciare Apple, motivi che non sto diciamo a discutere, eccetera, e è venuto spontaneo trasferirmi in Inghilterra, perché era un momento in cui la recessione economica era già attanagliava insomma con l'Italia. Io poi in una relazione con un'allora fidanzata che non parlava italiano, e essendo inglese, quindi è venuto proprio naturale spostarci qui in Inghilterra, che comunque ecco io l'inglese lo praticavo, lo parlavo, non come adesso, però è stata una scelta logica, diciamo, quindi qui. A me non dispiaceva, perché comunque ancora una volta
c'è stata una buona facilitazione, no, di venire qui, già con una persona comunque del luogo, con un minimo di appoggio anche dai suoi genitori al tempo, quindi senza troppe pressioni sai, spattati nel trovare subito casa, eccetera. È stata una transizione abbastanza morbida e trovai quasi subito di nuovo un impiego nel sud dell'Inghilterra, vicino a Portsmouth, che è una cittadina, insomma, storica ai tempi della guerra, in cui la Royal Navy, da lì appunto c'è un famoso porto che partivano le navi da guerra per la Seconda Guerra Mondiale. Infatti alcune sono ancora ormeggiate per ricordare il periodo Portsmouth e Gosport. Prima di addentrarci nell'esperienza Regno Unito, quando sei tornato in Italia la prima volta, dopo il primo periodo irlandese, il tornare in Italia è stato normale, cioè naturale, o avevi già maturato, diciamo così, una sensibilità rispetto alle cose dopo l'esperienza irlandese? Cioè ti ha fatto strano, hai riscontrato delle stranezze nel paese, lo hai visto diversamente dopo che sei tornato, dopo un'esperienza all'estero che comunque è stata positiva, arricchente, bella, no? Può capitare, dopo che cambi prospettiva per un po', no? Il ritorno, sì, è il nostro paese, ci siamo abituati, però effettivamente delle cose uno le nota di più dopo essere stato via per un po', no? Sì, senz'altro, anche nelle varie vacanze o nei momenti in cui si ritorna a casa dopo i primi 2, 3 o 4 mesi continuativi in cui si fa una permanenza appunto all'estero, cioè si notano subito le differenze, si notano soprattutto poi dal nord del mondo al centro-sud del mondo, senza parlare un po' di longitudini e latitudini, però comunque l'Irlanda fa parte di quella sfera del mondo in cui le persone, anche se le culture sono diverse, da quella scandinava, quella che può essere inglese anglosassone o irlandese o scozzese, c'è comunque un certo tipo anche se di comportamento o cultura che più o meno è simile, mentre da noi cambia totalmente, molto più mediterranea, molto più sud europea, almeno la parte centro-sud d'Italia, molto più simile a Spagna, Grecia, anche tra virgolette a paesi del Nord Africa, con le dovute differenze. Quindi sì, c'è un periodo di riabilitazione, di abituare di nuovo, no? Ma non alcune cose non vedi l'ora, alcune cose è quasi un relief, quindi senti il sollievo di tornare dal clima, tante altre cose, altre devi rifarci un po' l'abitudine e c'è sempre quel mese in cui ti devi un po' riabituare e poi non cominciano a farci più caso. A questo punto c'è una serie di domande di Piero su quali sono queste cose. È una sola, è su un argomento completamente diverso, cioè di una come costruiamo tutta una linea e poi a un certo punto via, no, ce però, però effettivamente c'è questo tipo di situazione, no? Perché uno si è abituato ai ritmi, anche l'Irlanda, ovviamente con l'Inghilterra ancora di più, ma insomma con l'Irlanda e la burocrazia e i ritmi di vita e la vita che fai, gli orari eccetera eccetera, poi quando ti ritrovi catapultato in un mondo che è il tuo però e comunque funziona con dei ritmi diversi, diventa molto complicato, ed è successo a me quel periodo svizzero-lombardo, mettiamola così, in cui comunque all'estero, nonostante tutto, nonostante lavorassi in Svizzera, vivessi al confine con la Svizzera, quindi insomma uno si aspetta Lombardia eccetera eccetera, però c'erano tutta una serie di situazioni che erano completamente diverse rispetto a quelle che avevo vissuto per alcuni anni in Irlanda, e quindi c'era il cambio di ritmo, insomma uno lo soffre sempre, no? Perché ti sei portato il sud da casa, questo te lo sei portato con te e lo continui a portare in tutti i giri, così come chi ha vissuto a Roma ed è di Roma
non può assolutamente scrollarsi verso la metropoli così facilmente, per cui gli stacchi andando a vivere magari in città più piccole e poi in grandi metropoli e poi tornando a Roma, cioè non è la stessa cosa. Londra è un'altra, è completamente un altro scenario, Piero lo sa bene. E invece la cosa che mi rendeva curiosa è la stessa domanda di Emiliano, te la faccio in forma più sintetica, ma nel salto della quaglia, ovvero tra Irlanda e Inghilterra, perché sono, come dicevi bene, puntualizzavi prima, due culture simili, ma in realtà scavando a fondo secondo me hanno anche parecchie differenze piuttosto peculiari. Poi volevo chiedere se le riscontravi anche tu. No, sì, assolutamente vero, non è la stessa cosa. Ho notato, gli irlandesi sono più accomodanti, sono sì. Più tendono a, un po' quasi come nella cultura giapponese, cioè loro dire di no, o comunque cercare di essere, no, chiudere un discorso in maniera anche un po' sbrigativa, che può sembrare con poco rispetto, è difficile, quasi per loro un po' un tabù su queste cose. Poi nel tempo penso ormai saranno comunque cambiati, parlo della mia prima esperienza, già a Cork, quando ero a Cork ho notato delle differenze. però mentre nella cultura inglese c'è un po' più anche di freddezza nel rapporto con le persone, ho trovato gli irlandesi un po' più calorosi, sempre relativo a quella parte del mondo, sì. Quindi un po' più di calorosità anche nel, non so, degli inviti che possono essere fatti nel vieni esci con i miei amici, oppure se non hai nulla da fare ti invito, vieni, ma l'invito è vero e sincero, mentre in Inghilterra capita un po' di rado, forse perché ci sono ancora molti più stranieri, ci sono varie teorie in questo, o forse perché proprio, come penso io, la cultura è un po' più riservata, che non è una mancanza di rispetto, ma è proprio come loro, forse sono sempre stati. Gli irlandesi su questo quasi un po' più gli italiani, ecco perché anche in America poi ci sono stati molti matrimoni misti, no? O comunque forse anche la cultura cattolica, no? C'è questo fatto di aprirsi in maniera slanciata un po' di più, sempre tra le routine reason, rispetto a un inglese proprio britannico, che diventa poi una questione diversa tra chi è del Wales, del appunto Galles o scozzese, torniamo un po' quasi come gli irlandesi, ma non proprio. Vero. Quindi si nota. Benissimo. Emiliano. No, perché tu non hai fatto nessuna domanda, non hai... No, non io mi stavo preoccupando questioni. Del fatto che è arrivata già una domanda da uno dei nostri ascoltatori. Sì, l'abbiamo intervistato, ed era anche interessante. Sì, che è Giuseppe Veneziale, che chiede appunto a Daniele sapere se prova più emozioni forti o no davanti a una richiesta di un ospite che vuole provare esperienze nella sua terra natale, l'Italia, cioè, rispetto a un altro paese. Quindi lo possiamo rispondere adesso oppure magari ci facciamo un blocco dopo. No, rispondiamo adesso, sì. Così. Ma io direi ovviamente noi con Saturnalis vogliamo pagare un tributo a quello che sia la nostra terra natale, che è l'Italia, perché ha tantissimo da offrire, però allo stesso tempo io credo che non bisogna essere egoisti, bisogna anche dare un po' ai paesi che ci ospitano e poi con il tempo diventano una nostra seconda casa, e di conseguenza certo. Noi diamo al paese in cui siamo il nostro lavoro, il nostro contributo eccetera, dare indietro qualcosa. Quindi Saturnalis si riferisce a entrambi i paesi, perché comunque l'Inghilterra, benché in maniera diversa, il suo fascino e ha dei paesaggi, dei luoghi da offrire sicuramente interessanti, vanno visti su una prospettiva diversa. Il turismo italiano è sempre stato abbastanza massiccio, sempre tra le routine reason, perché poi gli italiani non sono grandissimi viaggiatori, tendono più a spostarsi che a viaggiare ripetutamente, perché anche a un paese in Italia che, cioè, preferisci viaggiare nel tuo paese, no? A tantissime cose, a tutti i paesaggi che ci sono nel mondo, dal mare alla montagna alla campagna. Però rispondendo alla domanda di Giuseppe Veneziale, sicuramente quando ci viene richiesto di visitare appunto l'Italia, di fare un'esperienza in Italia,
perché è la nostra zona di, sia di comfort, ma perché sappiamo che al 99,9% hanno un bel ricordo finale e vivono delle emozioni che in maniera diversa è un po' più difficile farle vivere in Inghilterra. Dipende sempre da cosa si cerca, però ovviamente è un orgoglio personale nel ok, perfetto, c'è l'esigenza di voler visitare l'Italia. Oh, e qui ci riallacciamo a uno dei tanti temi. Scusa Piero, non so se. No, figurati, tranquillo. Posso a uno dei tanti, a uno dei tanti temi che abbiamo trattato spesso, abbiamo fatto tante domande ai nostri ospiti. Se il tuo rapporto con l'Italia è cambiato nella sua percezione, nella sua considerazione, dopo che sei andato all'estero, ci sei trasferito. Perché certe cose magari appunto ti rendi conto che vivevi in una situazione, non so, come trasferirsi da una metropoli a un paesino piccolo e prima ci mettevi un'ora e mezza per andare a lavorare, nel paesino piccolo magari lavori dentro casa, no? È uno scatto, è una cosa, quindi andando all'estero ti accorgi che effettivamente c'erano delle cose che andavano benissimo, che erano bellissime, e delle cose che un po' meno. Lo scatto dell'andare all'estero ti ha fatto avere una rivelazione sull'Italia rispetto a qualcosa che non davi per scontata dell'Italia? Ma sì, senz'altro. Io penso che quando comunque per la prima volta si va all'estero ci sono molte cose che diamo noi per scontati, dal semplice, ecco, dal clima, dal tempo, al cibo, all'arte culinaria, all'arte in sé per sé. Nell'arte se parlo solamente magari dell'architettura dei monumenti, di un'architettura che è un'arte un po' dal punto di vista di chi la osserva tra virgolette passiva, perché in Italia tu cammini nell'arte, sei in un teatro a cielo aperto, in un museo a cielo aperto, e poi questo ti viene a mancare, e lo dai per scontato, non lo cerchi, però poi quando non hai quel tipo di architettura, quel bel museo a cielo aperto, ti vai a cercare il museo, ti vai a cercare magari l'evento d'arte per avere un po', sentire un po' di casa, eccetera. Quindi questa sicuramente sono delle cose che rivaluti quando poi, ecco, torni, parli con i tuoi amici, con le persone e appunto lo dici a loro. Guardate che poi quando vedete da un'altra prospettiva quello che avete, siamo molto fortunati su alcuni punti di vista, troppo fortunati, è un po' una maledizione, perché poi trovare un posto simile è quasi difficile, se non impossibile, al mondo, in cui c'è il connubio di tutti questi elementi, quindi senz'altro, quello sì. Invece la curiosità avevo personalmente, che era una cosa che, come dire, abbiamo domandato un po' a macchia di leopardo durante gli episodi precedenti, ad una persona così abituata e anche così, diciamo, coinvolta nella vita all'estero, chiedo, hai una coperta di Linus, ovvero una cosa dell'Italia da cui non ti sei potuto separare e che hai dovuto portare dietro? Purtroppo mi devi ripetere la domanda perché c'era un po' di connessione. Sì, adesso penso che vada bene, me lo puoi ripetere per favore? Non si sentiva. Assolutamente, senza problemi. Se hai qualcosa dell'Italia, materiale o anche no, a cui non sei riuscito a rinunciare e che hai dovuto portare sempre dietro con te nelle tue diverse esperienze all'estero. Ma guarda, io ti racconto questo aneddoto. Nei primi 2 anni in Irlanda, diciamo, dopo i primi paio di mesi che ero a Dublino, poi sono tornato a Roma, mi sono portato dietro dei souvenir come fossi stato un turista a Roma, cioè comunque volevo con me nella mia scrivania, un collega scherzando mi disse sembra il ufficio turistico di Roma, no? Cioè, il piccolo Colosseo e altre cose e quant'altro, quindi sicuramente i primi 2 anni è stato il momento un po' più duro, in cui benché facilitato, benché un momento sia felice per l'Irlanda, un momento personalmente anche molto facilitato, perché sono arrivato già con un
una serie di reazioni, una reazione, eccetera. Però, senz'altro, quello sì, c'era il fatto proprio di portare un po' di casa. Generalmente, con il tempo, è andata un po' a scemare la cosa. Ovviamente, quando torno in Italia, sì, senz'altro, magari il prodotto tipico che non trovi ancora esportato, che trovi solamente lì, allora a prenderlo, non so, ti mandi a fare la suola delle scarpe in Italia quando puoi, e poi le fai tornare indietro col pacco postale, questo tipo di cose. Però vanno un po' per il tempo un po' a scemare, anche perché ultimamente si trova quasi tutto, quindi ormai trovi veri e propri store italiani, soprattutto che hanno aperto a Londra e dintorni, che hanno dei prodotti, cioè, veramente come super di nicchia, quindi ormai non più. Però i primi tempi sì, era proprio quello, portare sia da generi alimentari proprio a dei propri souvenir, no? Lo diciamo spesso, ed è questa una cosa. Nel 2007-2008, quando io sono arrivato in Irlanda, quando poi è arrivato anche Piero, eccetera, eccetera, e noi vivevamo a Limerick, che era comunque un posto un pochino più piccolo, era proprio difficile trovare delle era proprio difficile trovare delle cose italiane che ci ricordassero casa. Quindi o si aspettava il pacco, oppure, che non sembra, non è nemmeno tanto lontano da adesso, però ci ricordiamo situazioni in cui trovavamo quel negozio in periferia che per caso aveva la pasta di quella marca particolare, quindi andiamo e compriamone 5 kg in 3, in 4, perché così facciamo la scorta. Invece ti sbagli, erano 5 cartoni, di la verità, erano 5 cartoni. Sì, e non stai citando l'off license, dove abbiamo trovato il Fernet Branca a 62 euro, che facendo i conti effettivamente delle tasse era il prezzo giusto, perché escluse le tasse costava 12-14 euro, insomma, quindi era sostanzialmente. Ricordo la scena. Ed è proprio sì, che quel tizio che ci raccoci ci disse: ok, quanto costa? E noi rimarremmo sbigottiti. Ma questo per dire che è cambiato tanto, è che c'è stata un'evoluzione. Ma adesso noi, perché siamo un pochino più legati al mangiare, quindi è vero che puntiamo sempre su quello, ma proprio c'è stata una differenza negli ultimi 10-12 anni rispetto a quando si partiva, rispetto ad adesso, che è impressionante. Adesso, ecco, l'unica differenza è la distanza da casa, perché poi a quel punto riusciamo a trovare tutto, no? Magari costa un pochino di più, però... In questo momento dovremmo, diciamo così, squalificare da espatriati tutti quelli che vivono in paesi dell'Unione Europea, perché in questi anni, cioè, l'interconnessione tra diciamo così, i paesi dell'Unione Europea è andata aumentando, cosa che era andata aumentando in maniera graduale e continua anche nel Regno Unito, e adesso invece il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea e quindi è un paese extra UE, ecco, è al pari di tanti paesi più lontani, in cui le cose potrebbero diventare più complicate. La tua percezione, Daniele, la tua fiducia rispetto al futuro di un Regno Unito al di fuori dell'Unione Europea, rispetto alle cose quotidiane, le situazioni, il lavoro, le opzioni, cioè c'è molta incertezza in questo momento. Non è detto che andrà male, ma non si sa nemmeno che andrà sicuramente bene il tutto, no? Beh, sì, sicuramente, nel senso che l'Italia solamente in Inghilterra esporta per 3,4 miliardi, mi sembra 3,4 o 3,8 miliardi di euro. Quindi l'esportazione è massiccia. La Camera di Commercio di Londra, con le varie filiali poi a Manchester e in altre città dell'Inghilterra, è presente da tantissimo tempo, cioè addirittura dai primi del Novecento, se non fine dell'Ottocento. Quindi sicuramente quello che abbiamo detto adesso dell'esportazione più massiva, anche di prodotti più capillare, ha avuto un'impennata fenomenale, quello sì. Soprattutto poi nella parte del componenti meccanici,
componenti meccanici, ho assistito a un webinar appunto della Camera di Commercio Italiana in cui io pensavo fosse gli alimentari, sicuramente importanti, però componenti meccanici e appunto gli articoli d'abbigliamento vengono dopo, quindi l'agroalimentare viene in terza posizione, se ricordo bene, posso anche sbagliare, però ricordo sicuramente bene, ci sono molte società che lavorano dal punto di vista ferroviario, eccetera. E l'incertezza sicuramente c'è, e molte persone che hanno acquistato, non lo so, beni o soprattutto prodotti in Europa con consegna in Inghilterra si trovano il problema di pagare delle tasse di dogana. Cioè, c'è un articolo su appunto BBC che persone che hanno acquistato, non so, il portafogli o la borsetta di 60 euro o 100 euro, gli sono stati richiesti 115 o 135 sterline di tasse. Quindi lì un bel casino. La burocrazia in sé per sé, anche io spedisco spesso per vari motivi, anche legati al lavoro con l'Italia. Alcuni corrieri hanno smesso di la tratta, diciamo, Italia-Inghilterra. Al momento ci sono solamente i più grandi, quindi si sono alzati i costi perché c'è meno competizione, meno concorrenza, quindi ovviamente i prezzi si alzano e si sono allungati i tempi, non solo di consegna fisica, ma anche proprio di stock fermo dei vari colli in dogana o quello che ci sia. Quindi c'è un problema di burocrazia che è stata rimessa in moto praticamente. Quindi non so al momento, ci sono stati vari webinar sempre della Camera di Commercio e ci tengo anche a salutare Alessandro Belluzzo che ha scritto un libro per quanto riguarda quello che sarà la Brexit e quelli che sono il futuro del fare commercio appunto con l'Inghilterra. Però io mi sono tenuto fuori perché ho avuto altri impegni e non posso dire cosa bisogna fare appunto per continuare a lavorare e esportare. Però molto importante, perché parliamo ecco di quasi 4 miliardi di euro solo l'export che l'Italia fa con l'Inghilterra, cioè sono cifre di tutto rispetto. E c'è stato un incremento della cultura inglese in cui ormai spritz time o comunque nel trovare l'anduia, cioè l'anduia che comunque si trova ormai in supermercati d'elite, no? Presa proprio da produttori italiani, etichettata, ribrandizzata, e è entrato ormai a far parte nella dieta, quasi parliamo almeno del weekend di alcune parti dell'inglese, ecco, esatto. Il ricordo. Buon Alessandro con il suo libro, perfetto. Sì, lo sto facendo vedere, si chiama Keep Calm and Discover Brexit istruzioni per l'uso. Questo è il libro che citavi tu, che sicuramente ci andremo a leggere. Prego, Piero. No, sull'anduia mi è venuto in mente che in effetti sorrisi quando a Brentwood nell'Essex, che insomma, come sapete dai miei racconti, non è proprio Londra ma tutt'altro, in un supermercato trovai una pizza congelata all'anduia e lì dissi: ok, li abbiamo conquistati. Non c'è proprio dubbio. Poi invece dopo questa analisi non eccessivamente approfondita ma abbastanza seria, effettivamente hai messo molti dei tuoi ragionamenti quotidiani sulla situazione, eccetera, eccetera. La domanda a bruciapelo è anche un po', diciamo così, in attesa è questa: ma se ti chiediamo dov'è casa tua, tu cosa ci rispondi? È un'ottima domanda, perché io ho definito questa, diciamo, la nostra situazione la nostra vita di espatto, espatriati, un po' di lungo corso, perché insomma sono passati più di 17 anni, insomma, tra comunque periodi di ritorno, perché poi i miei amici lo sanno e ci stanno seguendo, non è stato il mio periodo continuativo, quindi 2004-2006, poi 2008-2010, poi ci sono stati altri periodi intorno al 2012, per 6 mesi sono tornato comunque in Italia, quindi è stato un po' un andirivieni per varie ragioni, non solo dovute alla mia decisione, anche motivi di famiglia, eccetera. Diciamo che
sembra un po' come una personalità, la definisco in questo modo, questo non l'ho letto da nessuna parte, è proprio una mia definizione, come una persona che ha fatto lo sport che adesso va di moda estremo, che salta da un palazzo all'altro, no? Parkour, non mi ricordo come si chiama. Sì, parkour. Perfetto, quindi però il salto diventa un rallenti, la persona si ferma a metà, non arriva nell'altro edificio, quindi non atterra con il piede sull'altro edificio, però neanche torna indietro, quindi si rimane sospesi un po' a metà. Questo mia zia Dolores, che ci sta seguendo, la saluto, ha provato lo stesso da quando ha lasciato la Puglia per più di 40 anni fa, andare a Milano, quindi si rimane sempre un po' a metà. Sicuramente quello che, per rispondere alla tua domanda, è il periodo in cui ci si riabitua. Io sono tornato in Italia prima dal agosto 2019 a marzo, è scoppiata la pandemia e sono tornato poi qui, quindi da agosto a marzo del 2020 comunque ero in Italia e diciamo che mi ero abbastanza riabituato, quindi avrei quasi richiamato casa appunto l'Italia, diciamo Roma in quel momento che è sicuramente casa mia. Dopo un periodo di reassessment, di rivivere, allora richiami casa, però c'è sempre quel richiamo degli anni passati in un altro paese in cui alcuni tuoi comportamenti, vedute, opinioni rimangono sempre nell'altro paese. Quindi non so che dirti, penso sicuramente, per escludere una all'altra, sicuramente più l'Italia. Quindi in questo momento di tenere i piedi in due scarpe, generale, non hai avuto un colpo netto, non ti è capitato. Come invece è capitato a tanti altri espatriati, per questo te l'ho chiesto in questi termini, perché per molti invece c'è stata una rivelazione, a un certo punto hanno iniziato a chiamare casa non più la casa italiana, ma l'altra, no? E quindi è anche questa una particolarità. Siamo entrati negli ultimi, diciamo, nell'ultimo 10 quarto minuti, d'ora, sì. Sì, di trasmissione, quindi a questo punto ci sono tutta quella serie di situazioni più leggere e facete, per cui lascio già ride. Grazie, okay. la parola a Piero. No, che c'entra? Prima di passare a leggere il faceto, in realtà è una domanda semiseria. No, invece, perché c'era una cosa che si rilacciava un po' con la domanda di Giuseppe Veneziano, il nostro ascoltatore, che era fatto a Daniele, ovvero tu sei in un business che fortunatamente, da un certo punto di vista, coinvolge le emozioni in prima linea. E quanto è facile o quanto è complicato proprio dover gestire un business che si basa sull'emozione, come quasi come porta d'entrata, ecco? Sicuramente non è facile. Allora, l'emozione genuina che viene provocata è stato scientificamente provato, è il collante delle relazioni tra le persone. Un esempio classico è quando io, tu o chiunque facciamo un'esperienza che è in attesa, comunque non è programmata, con una persona vicino a noi, che può essere un amico, può essere una fidanzata, un fidanzato, può essere un parente, e capita qualcosa di disatteso, anche negativo, non so, un tentativo di rapina per strada o un incidente stradale senza ovviamente grandi problemi. Allora, quell'esperienza provoca un'emozione che è senz'altro genuina, perché non era programmata, non era attesa, e quell'emozione, quel trascorrere quell'emozione lega molto tra le persone. Allora, ricreare questo quando ovviamente un ospite spiega cosa vuole fare, ha l'intenzione, però non sa, bisogna arrivarci e bisogna capire innanzitutto con chi si parla, cosa si vuole fare, quali sono le intenzioni, però bisogna anche cercare di non scoprire troppo quelle che sono poi le iniziative che si vanno a programmare per questa persona senza dirglielo. Quindi certo, cercare di avere un'intelligenza emozionale. Quindi non è facile, perché se una persona non ha l'intelligenza emozionale, cosiddetta l'empatia, nel fare un lavoro del genere, io lo escluderei, perché la persona apertamente, non so, una figura apertamente tecnica che magari si riferisce al mondo dell'IT come
io e Raffaele eravamo prima, forse sul commerciale, sulla parte più tecnica, amministrativa, non lo vedo una persona adatta in questo, quindi quel livello di intelligenza emozionale combinato poi con un'assistenza magari dal punto di vista anche femminile, che io esalto sempre un po' la figura delle donne nel lavoro perché hanno il loro, la loro intuizione, il loro senso di intuizione molto più sviluppato del nostro, quindi danno un valore aggiunto inestimabile, combinato con appunto l'ausilio in questo caso per esempio, di Marivita, che è la mia compagna e futura moglie, si va a combinare a creare questa emozione inaspettata. Quindi si capisce quali sono un po' cosa, i desideri nascosti, e poi il desiderio si tramuta in realtà, senza però portarlo come uno sketch, come una bozza. Ok, allora andremo a fare questo tour. Va un po' rivelato quando hai capito tu che farà piacere vivere quell'emozione inaspettata. Ecco, non mi mancava viaggiare fino a adesso che tu hai fatto questo discorso, non mi è mancato da un anno a questa parte, adesso voglio assolutamente partire, voglio viaggiare anche solo per ecco, e infatti proprio per questo adesso ci racconti una di quelle super esperienze clamorose che con Saturnalis avete creato, una roba di quelle che ci possono far sognare, insomma, anche con robe passate, ovviamente nessuno spoiler per il futuro, ma un evento, un'esperienza che hai organizzato, che avete organizzato. Come no, certo, quest'estate siamo riusciti, malgrado tutto, nonostante la pandemia in atto, ancora era possibile comunque viaggiare, forse molti non lo sanno, molti si sono attenuti alle regole, hanno fatto benissimo, era possibile ancora viaggiare con dei voli solamente in linea, con dei vari scali, e siamo riusciti ad avere una coppia che i nostri ospiti avevano il desiderio di trascorrere un anniversario, loro ancora giovani, un anniversario di matrimonio, nonostante la pandemia appunto fosse in atto, perché sentivano che comunque sarebbe diventato più massiccia nel tempo, e volevano visitare una località di mare in Italia. Avevano già visitato l'Italia sia al nord che al, diciamo, l'estremo sud della Sicilia, e io ho proposto appunto ovviamente la costiera amalfitana e Capri, e nel corso delle nostre conversazioni, che poi più delle volte parlo, dico consumo, non mi piace utilizzare questi termini così corporate business, ma sono delle vere e proprie chiacchierate in cui noi diventiamo degli amici di nostri ospiti, perché così riescono ad aprirsi, perché così riescono veramente a sentirsi comodi così a loro agio per dirci cosa vogliono fare, e soprattutto con lei, questa persona, la moglie di Maxime, Alexandra, in passato aveva fatto un corso, è proprio una scuola di ballo, ballet classico, per molti anni, finché poi appunto ha avuto purtroppo un incidente, nulla di grave, che l'ha fatto smettere al menisco, quindi non ha potuto più continuare il suo sogno di essere una ballerina. Quindi noi abbiamo organizzato questo viaggio, li abbiamo portati in costiera amalfitana tra Positano, poi Capri. A Capri abbiamo avuto tutto l'appoggio di un nostro partner, il Caesar Augustus, in cui ci hanno aperto in maniera veramente eccezionale una torre di guardia che non è, diciamo, non è abitata, fa parte del fabbricato, dell'hotel, eccetera, e lì a sorpresa abbiamo ricreato con appunto delle balene, delle danzatrici, una cena danzante solo per loro. Questa cena danzante aveva come tema appunto il balletto del Bolshoi classico, ovviamente era i metri quadri erano limitati, il posto era totalmente siamo riusciti lì a fare questa sorpresa che ha lasciato Alessandra e Maxime a bocca aperta. Noi eravamo un po' titubanti perché ovviamente parliamo di una torre disabitata di guardia, puoi immaginare un'isola che ha una torre che era una volta serviva dal corpo di guardia per vedere se arrivavano i nemici, e l'abbiamo dovuta totalmente allestire, l'abbiamo dovuta totalmente, sono 48 ore di lavoro in cui si sono prestati il personale della Sera Augusto benissimo, ma
è stato un qualcosa di fenomenale. Purtroppo abbiamo poche foto, perché anche le persone non volevano insomma che il momento fosse interrotto dalle foto, però è stato anche per noi un ottimo esercizio. Certo, poi in questi casi la riservatezza è importante, quindi è molto meglio raccontare ma non avere, diciamo, prove di quello che è stato, perché vuol dire chi si affida a certi servizi poi vuole che la riservatezza sia la chiave di tutto. No, ma... poi di solito uno vive delle esperienze ed è importantissimo il ricordo, già solo la foto, non è come il ricordo vero, no? È la foto è una stampella, quindi è un bellissimo racconto di un bellissimo servizio, diciamo così, fatto a una coppia di persone che sicuramente lo ricorderà per tutta la vita, fatto con professionalità, con cura, ma con quel qualcosina in più che ci vuole per entrare nelle vite delle persone. E ci sono 100.000 servizi, 100.000 lavori, e ce ne stiamo accorgendo negli ultimi tempi, in cui quel poco, anche solo un pochino di sensibilità umana ti dà quel qualcosa in più. E nel settore, in questo settore del turismo, è super importante, perché appunto ti lascia dei ricordi indimenticabili per sempre, così come ricordo indimenticabile per sempre è la chiacchierata che abbiamo fatto con te. Siamo arrivati veramente nell'ultimo pezzettino di trasmissione, quello in cui noi sbrachiamo completamente e facciamo dei saluti lunghissimi, diciamo un sacco di cose, eccetera, eccetera. Daniele, è stato veramente un piacere chiacchierare con te e sentire la tua storia, perché come diciamo sempre, lo diciamo ulteriormente, ogni storia è a sé, ogni esperienza è singola, è unica, è irripetibile, è sempre interessante conoscere qualcuno con la sua esperienza e sapere appunto sentirsela raccontare, per cui io ti ringrazio intanto subito a nome di tutti per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere, speriamo di sentirci presto. Quindi questa era la nostra 38ª puntata, vi lascio ai due soci qui sotto, sono entrambi qui sotto, che vi diranno dove ci potete trovare, perché ci potete trovare, l'ora in cui ci potete trovare, come si chiamano quegli spicchi di globo in cui no, ci sono degli orari diversi, no? Fusi orari paralleli. In cui ci potete trovare, eccetera, eccetera. Quindi io lascio a loro anche l'ultima considerazione. Io mi sento soddisfatto veramente con questo ultimo racconto di Daniele per questa puntata di oggi. Okay. Mi taccio. Provo ad articolare. No, Daniele ci ha abbandonato. È scomparso, aiuto. No, era proprio la fine, non volevo concludere in questo modo, no! Va bene, ringraziamo comunque per la partecipazione, Daniele, è stata veramente una, come hai detto giustamente tu, una chiacchierata stupenda, per cui l'appuntamento senza tema è per domenica, per chi ci vuole sentire nel promo, ed è il 21 di febbraio come sempre, mentre invece la puntata, però è lì che non dovete mancare, giovedì prossimo 25 febbraio come sempre alle 18:30 orario delle isole del nord che abbiamo visitato quest'oggi, 19:30 orario di noi che viviamo nel sud Europa, con eccezione del Portogallo che riferisce all'isola del nord, 20:30 per chi sta un pochino più a est, tipo Atene, Sofia, Bucarest, mentre invece se siete uno degli specialisti che è ancora al lavoro per la costruzione del Lusail Iconic Stadium, dove si giocherà la finale del Mondiale 2022 a Doha, e quindi siete stati assunti molto probabilmente dallo studio che ha vinto la Foster & Partners, ci dovrete seguire alle 21:30, in quel caso però contattateci, perché poi raccontiamo anche la storia di voi che state costruendo lo stadio, non vi preoccupate.
Perfetto. Allora, le informazioni su Daniele, sul business di Daniele, i vari contatti Instagram, Twitter, Facebook, eccetera, eccetera, li avete visti scorrere qui durante il video. Se ci state ascoltando, li trovate in tutte le descrizioni del podcast e dei canali YouTube. Come sempre vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali, di contattarci se avete delle storie da raccontarci o semplicemente di interagire con noi. Cresciamo sempre di più e questa è una cosa che ci fa molto piacere. La prossima settimana andremo in un posto questo è cresciamo, scusate Piero, questo no, ma è dire like ancora okay. Più lontano rispetto a dove siamo stati fino ad adesso, insomma, forse più lontano geograficamente come chilometri era il Giappone, però questa volta andremo lontani in termini di metaforicamente dai. Mettiamola così, ecco. Oddio! Lo scoprirete solo la prossima settimana. Comunque, questa era una vita da lontano live in podcast. Era. Grazie di essere stati con noi. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao. Ciao.